Ebbene, storia di un matrimonio, Marriage Story, recensione del film Netflix di Noah Baumbach con Adam Driver e Scarlett Johansson. Come sapete, dalla scorsa settimana è disponibile su Netflix uno dei film più celebrati dell'anno dalla critica statunitense, la critica USA. Anche se non è un film usa e getta, non è nemmeno però un film eccezionale, ecco, ampiamente sopravvalutato, diciamoci. Vale a dire, storia di un matrimonio, Marriage Story, mi è piaciuta la pronuncia, Marriage Story. Una delle pellicole che certamente gareggerà in prima linea ai prossimi Oscar, già menzionata in tutte le categorie principali dei maggiori premi, appunto Pre-Academy Awards. Avendo già ricevuto ben 6 nomination ai Golden Globe e a 3 prestigiosissimi Screen Actors Guild Awards. Scritto e diretto da Noah Baumbach e interpretato da due attori in forma, Adam Driver e Scarlett Johansson. Ho detto in forma. Lei, signora, mettila in patata al forno che stasera voglio mangiare qualcosa di veramente. Ecco, ok. Rosolato, come la salsiccia. In concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove dobbiamo ammetterlo, non si pensò che avrebbe ricevuto susseguentemente i plausi adesso riconosciutigli pressoché unanimemente, venendo infatti snobbato da qualsiasi premio. Storia di matrimonio, chiariamolo subito, è un bel film, certamente, ma è stato, come detto, ampiamente sopravvalutato. Ecco, un attimo, scusate. Ok. Almeno questa è l'impressione suscitatami dopo averlo visto. Vabbè, visionato ieri sera. Allora, Storia di un matrimonio ricalca in forma aggiornata ai tempi attuali una vicenda sentimentale intimistica, in vero un po' dolciastra e buonista. Alla, no, cioè, dopo parleremo di alla Kramer contro Kramer, di una coppia divorzianda, forse già divorziata, infatti secondo me è sbagliato già il titolo di questo film, Marriage Story, storia di un matrimonio, più che altro storia di un divorzio, di divorziandi, insomma nell'atto e negli atti giudiziari del divorziare. Una coppia forse ancora innamorata che comunque si troverà a battagliare legalmente. Lui, Charlie Driver, è un regista teatrale assai stimato nel suo ambiente intellettuale. Si è fatto da sé, come si suol dire, fece la gavetta. Lei, Nicole Johansson, è un'attrice, spesso sua musa ispiratrice, logorata dallo stress e dall'impietosa severa freddezza in campo professionale e non, che suo marito, poco magnanimo recentemente nei suoi riguardi, insomma uno stronzo, le riserva con duro, puntuale, insopportabile e distaccato cinismo. Questa coppia angustamente soffocata dei loro esistenziali, allora, rifacciamo, non è venuto bene, ok? E mi immagino, fra l'altro, questa sorta di Kammerspiel chiuso spesso fra queste pareti domestiche altoborghesi, ambientato a Manhattan, no? No, comunque sì, vabbè, fra questi due personaggi, un uomo e una donna, lui geniale però un po' matto, lei forse del tutto matta, nevrotica, asfissiante, sì. E diciamo in questo teatro da camere anche da letto, gli attori si dilettano a diciamo fregiarsi inquadrati in primissimi piani delle loro spiccate qualità attoriali, forse sin troppo esibite, esuberanti, in lunghissime scene che paiono provenire sì, dall'Arena del Sole di Bologna. Ecco, vabbè, ecco, comunque andiamo avanti. Ecco, questa coppia, no, dicevo. Perché questo pezzo da me scritto che sto leggendo, recitando, declamando, e mi immagino questi attori che sicuramente non sarà stata buona la prima, ci saranno state prima, de, 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 de la, sì, prima della prima, molte prove, insomma, prima ci sono i provini, avranno scelto Adam Driver e Scarlett Johansson. No, vabbè, no, Baumbach che è amico di Adam Driver, quindi si è fidato di lui. Con la Johansson aveva già lavorato, non aveva lavorato. Vabbè. Comunque, insomma, prima di mettere in scena molte scene di questo film,
loro due avranno fatto la figura degli scemi, perché ci sono lunghi monologhi e soprattutto il confronto verso la fine, nell'ultima mezz'ora finale, in cui sbraitano, si danno addosso e recitano in un batti e ribatti, in botta e risposta interminabile. Un po' patetico, allo stesso tempo commovente. Dicevo, avranno fatto come me. Non è buona la prima, dobbiamo rifarla, vero? No, 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 qui hai sbagliato intonazione, no, hai caricato troppo. No, vabbè. Questa coppia, angustamente soffocata dai loro esistenziali patemi, forse oramai prosciugata passionalmente, saprà riconciliarsi, nonostante tutto, dimenticando le reciproche. Credimi, gli asti, no? Comunque ieri sera chattai con uno di Asti, che non è male. Questa è tutta, insomma, vorrei che me lo masticasse. E ecco, le reciproche, quello che ho detto, le reciproche a credini estemperandole in un caldo romantico, al contempo miracolistico ritorno di fiamma. Non è Backdraft del fuoco assassino di Ron Howard, no? Ritorno di fiamma isperato e soprattutto disperato, disperato. Non ve lo sveleremo, ovviamente, nessuno spoiler, no, no. Anche se, ecco, Noam Baumbach, come sempre, piace molto al pubblico radical chic. Così si diceva sino a un paio d'anni fa, ma anche questa espressione è divenuta velocemente desueta in questa società frenetica, dove tutto passa in fretta, pantarei, tutto scorre, e quello di Adam, e qui vi voglio, il passato remoto di scorrere, scorre, 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 scorrette, scorse, scorrette, scorse, 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 insomma, ecco, tutto fluidificato, lubrificato, in quella della Johansson, ecco, dicevo, sì, ecco, ok. Allora, Baumbach allestisce un'altra pellicola robustamente influenzata da Bergman, Ingrid o Ingmar, no? E debitrice degli psicodrammi newyorkesi di Woody Allen. Ma Baumbach, a mio avviso, non possiede però il liturgico, straniante senso della metafisica, tragicità di Bergman, tanto meno per quanto i suoi dialoghi siano formalmente, egregiamente scritti e recitati con dovizia, non è e non sarà mai Allen. Cioè, è forse troppo autocompiaciuto nell'essere conscio e poco conciso, perché il film dura, come vi dirò, 2 ore e un quarto, potevamo tagliare qualcosa. Nell'essere conscio, appunto, Adam Driver invece fu nelle cosce, poi vi parlerò di un paio di gambe, niente male, sì. Essere conscio, insomma, essere o non essere, lei ha coscienza di sé o no? Nell'essere conscio di avere un discreto, apprezzabile talento, ma è privo di quella verve e di quell'innata. E qui dovrebbe sopraggiungere la consapevolezza di Noah, ecco, quell'innata non calcolata, bensì spontanea, adorabile, delicata, vena poetica squisitamente autentica, appassionatamente esilarante, surreale e magica di Woody. Allora, la presenza nel cast di Aldo Giovanni Giacomo, no, no, di Alan Alda, che fra l'altro è un attore molto alto, è alto quasi come Adam Driver, forse più alto, Alan Alda, alta. Di statura alta, fra l'altro, quest'attore, lavorato sempre, fu candidato a vari Tony Award, insomma. Ecco, tornando a Noah, l'arca di Noè, no? No, Baumbach, i suoi film sono deliziosi, ma si dimenticano anche facilmente in fretta. In poche parole si lasciano vedere con godibilità e scorrono, prima parlavamo dello scorrimento lento, ecco, nonostante le loro lunghette, pugnette, durate spesso al di sopra della media, con estremo piacere, ecco, appunto. Ma non entrano, non penetrano nell'anima davvero, né perturbano, o divertono sino in fondo. Sì, in fondo. Estremo piacere, tutto, ecco, vabbè. Ma malgrado l'impegno, la sofisticatezza delle loro agre e tenere sceneggiature eleganti, a dispetto della loro grazia stilistica, danno sempre l'impressione di essere troppo studiate, scialbamente riciclate da precedenti illustri già sopra citatevi, non eccitatevi, ok? Già sopra citatevi, loro sì, personalissimi, eccentrici e semplicemente superiori.
Allora, cosa funziona in storia di un matrimonio? Quasi tutto e quasi nulla, sostanzialmente. Allora, storia di matrimonio è allora un film drammatico, dal passo lieve, con molti momenti da commedia leggera, con numerosi passaggi umoristici e perfino gustosamente divertenti, che pare in molti punti addirittura una rilettura dei film morbidamente, potremmo dire, contemplativi di Sofia Coppola. Infatti, la Nicole. Non Kidman, Nicole impersonata, non senza qualche sbavatura, perché bravissima Scarlett Johansson, però poteva essere ancora più brava, secondo me. A volte cede e enfatizza troppo. Da Scarlett Johansson, ecco, come si suol dire, si vede in alcuni punti che reciti, ecco. Sembra una Liv Ullmann rigeneratasi in una donna più giovane e bionda castana, fra l'altro in questo film poi si taglia i capelli, se li tinge, vabbè. Ovvero la stessa Johansson, sempre lei, incarnatasi, anzi reincarnatasi a sua volta nella versione matura della sua celeberrima Charlotte di Lost in Translation. L'adolescenza è finita. Lei è cresciuta, si è addirittura sposata, adesso sta divorziando. Adam Driver è bravo, molto bravo, ma se dovesse vincere l'Oscar, fra l'altro c'è un'esibizione canora proprio da disperato, come Via della Svega, no, come Nicolas Cage come Nicolas Cage di Via della Svegas, in cui dimostra anche di saper cantare. Ma se dovesse vincere l'Oscar, rubandolo a Joaquin Phoenix di Joker, perché secondo me l'Oscar lo devono dare a Gioacchino, mi scusi, io stasera invece indosserò il Gioacchino di Drive, rimarremmo a sai perplessi. Allora, la sua presenza scenica è imponente, fra l'altro prima ho accennato all'altezza non solo attoriale, proprio fisica di Adam Driver, alto quasi 1,90 m, e Driver dimostra di sapersi. Quando si dice Adam Driver una spanna sopra Scarlett Johansson, perché Scarlett Johansson è carina, è bellina, però è un po' bassina, dimostra di sapersi destreggiare con lodabile istrionismo e buona duttilità, versatilità, potevo dire, duttilità, frattori puramente solenni, riflessivi, ponderosamente diverso, attenzione, ponderatamente. Ma anche ponderosamente mesti, attimi scanzonati o solo più leggiadri, se non perfino suavi, commoventi e o scherzosi. Ecco. Ok. Ma la sua performance, per quanto ottima, oserei dire quasi superba, non vale comunque la potenza dell'interpretatore di Phoenix, altro livello. Per quanto riguarda, quanto concerne, no? I non protagonisti, invece Laura Dern. Gigioneggia, ma forse non giganteggia, come si è detto. Vogliono dare l'Oscar come miglior attrice non protagonista a Laura Dern, sembra quasi assodato. E fra l'altro, lei, questo film esibisce un paio di cosce notevoli, lunghe. Laura Dern ha sempre questo naso oblungo. Lei, rosa scompiglio ai suoi amanti. Lei, l'amante di Sailor, di Cuore Selvaggio, Nicolas Cage, ancora lui. Una delle. Potremmo dire delle madrine, delle regine di Twin Peaks il ritorno. Belle cosce, però, questo viso da oliva, anzi da Olivia quasi, di braccio di ferro, oliva piccante, ecco, è sinceramente bruttino come è bruttino adesso. I tempi sono passati. Ci ricordiamo che io mi ricordi, ho sempre amato Ray Liotta. Continua ad amarlo, però sinceramente Ray Liotta è un po' invecchiato e ha il viso butterato. Come si è detto, Ray Liotta è simpatico e vive del suo fascinoso strambo carisma. Una filmografia stranissima quella di Ray Liotta, da Jonathan Demme a Martin Scorsese, a filmetti, a proposito di Martin Scorsese, di Irishman, a proposito di nomination all'Oscar, Adam Driver sarà sicuramente candidato, chissà se verrà candidato Robert De Niro, escluso dalle nomination ai Golden Globe, insomma, vabbè. E dicevo, Liotta, passato da Larry Hill di Goodfellas, ci ricordiamo di Irishman, insomma. Ecco, recitò anche con Al Pacino in un ruolo che inizialmente doveva andare proprio a Robert De Niro in Son of No One. Non so se conosciate questo, fra l'altro, torniamo a Laura Dern, che qui ci sono un paio di scosciate, niente male. E vive del suo fascino. Beh, okay. Perché non guardare Storia di un matrimonio? Allora, dunque, Storia di un matrimonio è un film da vedere.
da vedere. Cosiddetto film imperdibile, anche perché se lo perdete, perdiate, perdete, ecco, poi vi dispererete perché tutti lo stanno guardando e allora sbraiterete come Adam Driver. Nel prefinale, ma avete fatto perdere tempo perché non l'ho visto prima. E vabbè, è un film da vedere senza ombra di dubbio. Ma siamo lontani veramente dalla frettolosa nomea di capolavoro che la critica gli sta esageratamente appioppando. I capolavori, mi spiace dirlo, caro Noah, sono altri. Un bel film, gli diamo un 7 e mezzo. Ma. E come già sopra dettovi. I migliori film di Allen, Woody Allen, sull'argomento, come per esempio Mariti e Mogli, anche se non è proprio, sono di un'altra categoria. Questo è quanto, spero di avervi allietato. C'è questo finale, adesso voglio svelare il finale. Adam Driver piange, legge la lettera di sua moglie, che suo figlio, che ha problemi nella lettura, un po' dislessico, ha un deficit nell'apprendimento, stava leggendo e alla fine è completamente distrutto questo Adam Driver, tant'è che cammina col figlio in braccio e non si accorge di avere le scarpe slacciate, forse non sa neanche più allacciarsi le scarpe. Vabbè, questo è un accenno al finale del film. Che comunque non è affatto male, è da vedere. Se amate il cinema di Woody Allen, se amate il cinema indie, il cinema sofisticato però radical chic, che sotto sotto dice niente quando vorrebbe dire tutto. È un po' mieloso nel finale, esagera nel buonismo. E questo è quanto, questa è la recensione del dottor Faloticus, che dottore chissà se lo è veramente, e che poteva essere un regista teatrale di Broadway, ma andò a incasinarsi la vita e poi subì, forse come Adam Driver, e passò delle situazioni imbarazzanti in cui forse assistenti sociali. Sì, vabbè. Veramente si andò a infilare in un ginepraio quando poteva, ed era un periodo molto bello. Mi ricordo che in quel periodo lo infilavo, sì, in una che era, già ve ne parlai, una che era bionda e carina come Scarlett Johansson. E poi successe quello che successe. Chissà se avrò successo, ma a me poi tutto questo successo, come diceva Carmelo Bene, il successo è solo il participio passato, il verbo succedere, e poi neanche poi del sesso. Me ne freghi molto, anche se ragazzi, per quanto possiate, per quanto potete, perché se non, po non potete, siete, ecco, sfregatelo e fregatevene proprio. E storia di un matrimonio, guardate, anche se poi, secondo me, presto lo dimenticate, no, lo dimenticherete. Questo è quanto il falò con la sua recensione. Che è un po' diversa da quella di Francesco Alò. Ad Alò piacque tantissimo già a Venezia, poi di nuovo lo recensì, Falò contro Alò, storia di matrimonio, Marriage Story, Adam Driver contro Scarlett Johansson, Kramer contro Kramer, addio, arrivederci e grazie, buonanotte, sogni d'oro, auguri e figli maschi.